Ben ritrovati a Medex News. Oggi parliamo di diffamazione, insulti, bullismo sui social e quali effetti producono sulle persone, sia da un punto di vista psicologico e in che maniera si può fronteggiare tutto questo. Ne parliamo oggi con la dottoressa Daniela Di Bella, psicologa e psicoterapeuta. Grazie di essere qui nuovamente, dottoressa. Grazie a voi, buon pomeriggio. Con l'avvocato Davide Tutino, che è un esperto in reati informatici. Grazie, avvocato, di essere qui con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, iniziamo con l'aspetto psicologico, perché ovviamente quando subiamo un torto, la prima cosa che in qualche maniera l'organismo ci fa sentire, ci fa reagire, è una sensazione di ansia, di preoccupazione, di stress. I social purtroppo ormai sono diventati una strada libera, senza segnali, senza avvertenze. Spesso purtroppo capitano degli incidenti che ci mettono seriamente in difficoltà. Ci si insulta, ormai siamo tutti giudici, ormai siamo tutti medici, ormai siamo tuttologi, insomma sui social si fa praticamente tutto. Ma questo potrebbe andare bene fin quando non le diamo la libertà, la sensibilità, il rispetto e la privacy dei soggetti che in qualche maniera abbiamo di fronte nella piattaforma. Allora, dottoressa Di Bella, subire un insulto, essere diffamati sui social, e poi entreremo anche in altri tipi di problematiche, di reati, avviene tantissimo, avviene soprattutto nei giovani. Che tipo di reazione voi riscontrate e in che maniera questo in qualche maniera può essere prevenuto? Sì, dunque, il cyberbullismo è un bullismo che viene condotto attraverso gli strumenti telematici, informatici, internet nella strada. E le azioni sono attuate dal bullo, che è colui che cerca di, attraverso i suoi modi, di prevaricare l'altro. Individua una vittima e comincia una serie di comportamenti vessatori, violenti, denigratori, con aggressioni anche fisiche verso una vittima designata. Il bullismo classico avveniva negli ambienti scolastici. Oggi le piattaforme, internet, anche Facebook, tutti i social ormai sono diventati una sorta di interazione sociale continua con l'altro e non avviene più negli ambienti limitati, scolastici, ma avviene in ampia scala. Significa che può avvenire dall'altra parte del mondo. Non è più una situazione che riguarda una localizzazione, un determinato ambiente, ma riguarda un ambiente molto più ampio. La preoccupazione oggi è quella che noi adulti abbiamo una responsabilità precisa sui ragazzi, che hanno una scarsa percezione della violenza che possono indurre verso pari loro. Hanno una scarsissima percezione su questo. È il compito nostro, cioè adulti e genitori soprattutto, controllare, vigilare soprattutto sui nostri figli, perché guardiamo bene il fenomeno in quanto abbiamo i nostri figli dentro casa, non sono fuori, e pensiamo che dal punto di vista psicologico siano anche sotto il nostro controllo. Bene, non è così. Allora, entriamo, una volta che abbiamo chiarito purtroppo quello che avviene nel web, andiamo per ordine su quelle che sono le problematiche che ci si possono presentare in modo tale che possiamo essere d'aiuto anche chi ci segue. Iniziamo, avvocato, lascio per ultimo le fake news, perché quello secondo me
ne vorrei parlare con maggiore attenzione dopo. Andiamo alla la diffamazione a mezzo Facebook. Ecco, come avviene e in che maniera si può prevenire, sia da un punto di vista di colui o colei che in qualche maniera fa il reato, compie il reato, sia da parte di chi lo subisce. Benissimo. Allora, questa tematica è una tematica molto interessante. Chiaramente, prende anche la fattispecie della fake news, perché molte diffamazioni a mezzo Facebook avvengono a causa delle fake news, ovvero quelle notizie false. Tutto è molto semplice, così i nostri telespettatori potranno seguirci in maniera molto lineare. Quante volte ci siamo imbattuti l'amico di che condivide una notizia falsa all'interno del proprio profilo, articoli magari che non sono firmati, oppure articoli veri, articoli che magari creano particolare clamore, come ad esempio arrestato X per il furto di 3 autovetture, oppure per aver spacciato droga. E quante volte abbiamo notato all'interno del predetto articolo dei commenti piuttosto coloriti? Commenti da parte degli utenti del web, tantissimi. Questa tipologia di situazione è, a mio sommesso avviso, molto pericolosa per l'utente del web. Pericolosa perché diciamo, da una notizia presumibilmente vera, quindi dal titolo dell'articolo, il web, come appunto diceva la dottoressa Di Bella, si assurge al grado di giudice di pubblico ministero, di corte di appello e di Cassazione. Chiaramente sono ironico, perché l'unico uscito dall'utente del web è appunto il medesimo articolo. E purtroppo, aggiungo altresì, il susseguirsi dei commenti di tutti quei soggetti che sono sgomenti dinanzi a quella determinata notizia potrebbero anche, anzi, nella maggior parte dei casi, ledere la reputazione. E se tipizziamo questa condotta alla luce dell'interpretazione della Corte di Cassazione, basta davvero pochissimo per nel reato di diffamazione aggravata. Basta di getto scrivere un commento senza pensarci più di tanto. Chi offende, infatti, spesso nasconde dietro l'identità altrui oppure di fantasia, pensa di essere immune da qualsiasi forma di responsabilità penale e non considera la potenziale lesiva di commenti che raggiungono in un istante un numero indeterminato di persone che a loro volta potranno limitarsi a leggerli, addirittura compiacendosi e condividendo quella determinata notizia, mettendo il proprio like e quindi aumentando il numero di visitatori. Qui bisogna stare attenti, perché? Diciamo, sfuggire, no, a quella sorta di profilo fake utilizzato su Facebook per mascherare l'identità, la Cassazione è stata molto chiara riguardo, ad esempio, l'individuabilità persona. Quindi potremmo anche avere il caso in cui un soggetto venga indagato, imputato, per ledere, diciamo, l'altrui reputazione. Il sol fatto che il soggetto sia riferibile, cioè a volte un soggetto viene da me: avvocato, guardi, io ho un problema, sono indagato di diffamazione aggravata, tuttavia io non ho scritto che la diffamazione è riferita a un soggetto X, magari si può intuire dal contesto, ma io mi ritengo assolutamente estraneo ai fatti. Ebbene, che la Cassazione ha stabilito che quando la riferibilità è evidente, sebbene non vi sia diciamo, il nome del soggetto a cui è ricata la diffamazione, comunque il reato sussiste. Quindi la diffamazione è sicuramente uno degli aspetti più problematici del web, perché poi Quindi, da avvocato, aspetti, questo vediamo se sì. riesco a comprendere e trasferirlo in maniera semplice, perché Certo. giustamente. Allora, se io scrivo un commento sui social, perfetto, riferito a un'altra persona, ovviamente è un commento negativo, di insulto, ovviamente non certamente un ringraziamento, un plauso, posso essere soggetta ovviamente a essere portato in tribunale per diffamazione, anche se non dico il nome specifico di quella persona, ma in qualche maniera nel mio commento si capisce che parlo di quello. Giusto? Assolutamente sì, questo lo dice.
Corte di Cassazione con, devo dire, un orientamento assolutamente conforme a tutto il resto della pronuncia. L'ultima sentenza è la 2627 del 2008, però dobbiamo anche fare una piccola premessa e contestualizzare l'argomento. È chiaro che la critica è assolutamente legittima da parte degli utenti, no? Sappiamo tutti che all'articolo 21 della Costituzione è comunque ammesso il diritto di critica, e meno male che sia così, è un diritto costituzionalmente conosciuto, ma tale critica non può oltrepassare i limiti ben precisi costituiti dal rispetto della verità e dell'interesse pubblico. In particolare, appunto, questo. Sì, dico, se vuole No, 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 interrompo, tranquillo. dico, il discorso è il diritto di critica perché dico, bisogna comunque stare attenti a non travalicare questi limiti, non incorrere al delitto di diffamazione aggravata che, attenzione, una piccola precisazione, è necessario farla perché la diffamazione è punita all'articolo 595 del codice. Esistono vari gradi di diffamazione. La diffamazione a mezzo Facebook è prevista e tipizzata, secondo ovviamente interpretazione giurisprudenziale, a comma 3 è prevista anche la pena detentiva per questa fattispecie di reato, quindi non è una diffamazione semplice, tra virgolette, da giudice di pace, ma è una diffamazione che noi operatori del diritto definiamo come diffamazione aggravata. Bene, quindi mi raccomando, facciamo molta attenzione. Generalmente dovremmo tutti esprimere giudizi, come giustamente suggeriva l'avvocato, in termini ovviamente educati. Si può anche dissentire da un pensiero, da un personaggio, da un modo di essere, ma lo si può esprimere senza incorrere ovviamente a situazioni che portano alla diffamazione. Passiamo, ho chiarito questo concetto, quindi molto importante perché vedo espressioni sui social che sono terribili, davvero terribili, nei confronti di alcune persone che per quanto possono essere ovviamente discutibili, comunque, ripeto, non vanno affrontate con questo genere di terminologia. Veniamo a un altro problema e lo chiedo, ne parliamo prima dal punto di vista psicologico e poi legale. Parliamo di un altro problema che è diffusissimo in questo periodo sui social, oltre la diffamazione, e che ha portato anche al suicidio alcune volte di alcuni soggetti. Parliamo del body shaming, cioè la diffusione di un video che vede coinvolto un soggetto a sua che è inconsapevole ovviamente della diffusione di quel video stesso, e insieme a quel video ne susseguono ovviamente anche delle considerazioni che naturalmente ledono la stabilità del soggetto in questione. Allora, dottoressa, questo purtroppo è un soggetto diffusissimo che la cronaca ha testimoniato, ha portato anche al suicidio di alcune persone. Sì, perché a volte magari diciamo che il bullo si sceglie la sua vittima, no? E allora cerca di colpirlo in tantissimi modi. Lo può fare attraverso filmati, lo può fare quindi anche senza l'autorizzazione, oppure durante, parlavamo prima di cyberbullismo, ma è giusto anche parlare di bullismo, perché filmati a volte possono avvenire in presenza della vittima, diciamo attraverso metodi violenti fisici e poi ripresi non solo dal bullo, ma anche da tutto, diciamo, il gruppo, perché il bullo può agire sia nel singolo e sia a livello gruppale. Quindi riprendere la vittima e poi lanciare in rete il filmato come una sorta di vendetta e di vanto per prevaricare sulla sua vittima che è stata designata in quel caso. Ci sono comunque tantissime forme di violenza che viene utilizzata nel web, come per esempio quando si sceglie la vittima si può perseguitare in tantissimi modi, come per esempio nell'harassment, con l'invio continuo di messaggi informatici che possono essere per via email o con la chat di WhatsApp.
WhatsApp oppure messaggi, cioè sono ormai tanti gli strumenti informatici che vengono, diciamo, utilizzati per colpire la vittima, ma proprio veramente tanti. Abbiamo l'outing and trickery, che sarebbe anche una sorta di messaggi che vengono inviati alla vittima, proprio per non lasciarla in pace minimamente, perché noi attraverso tutti, ma i telefonini ce li hanno anche i più piccoli, per esempio, già dall'età di 10 anni, fatti di cronaca oggi. Ci dicono tanto su questa, sull'abbassamento dell'età dei bambini che ormai hanno i telefoni cellulari. Quindi io quello che invito è soprattutto anche i genitori di stare più attenti, di bloccare determinati siti dei figli. Magari possiamo darlo in una situazione, un telefono a un ragazzino di 10-12 anni, però noi dobbiamo cercare anche di stare più tranquilli nel controllare questi mezzi. Sono dei mezzi di comunicazione diffusissima, li possono mettere in contatto con chiunque e con qualunque situazione. Quindi nel nostro ruolo genitoriale noi dobbiamo essere lì a vigilare e non c'è molto da stare tranquilli, anche se vediamo nostro figlio che è a 2 passi da noi. Quindi controllare sempre computer, iPad, telefoni, stare sempre in una sorta di allerta, perché purtroppo ci sono anche, si scaricano spesso dei giochi, ragazzini, dove ci sono anche delle telecamere che proprio registrano anche dentro le nostre case in nostra insaputa. E quindi qui l'avvocato ci può dare ampiamente, dal punto di vista del legislatore, tutte le conseguenze che poi ne possono concerne successivamente. Avvocato, ovviamente la dottoressa ha fatto giustamente un appello, un'analisi soprattutto di una fascia di età, cioè quella adolescenziale, quella che comunque in qualche maniera possiamo ancora controllare a casa, però purtroppo questo fenomeno non riguarda solo questa fascia di età. Abbiamo visto tantissimi adulti essere vittime di questo genere di reato, del body shaming. Abbiamo visto ragazze che hanno scelto di levarsi la vita perché un ex ha messo in rete un filmato che in qualche maniera aveva condiviso nel privato con l'ex partner. Insomma, che cosa si può fare quando si subisce una violazione così forte della propria privacy? Innanzitutto condivido tutto ciò la dottoressa Di Bella e faccio mie le sue parole perché assurgono assolutamente a verità. Ecco, abbiamo trattato tanti temi, dico, andiamo con ordine. C'è sicuramente un lato di internet che tutti conosciamo bene, è quello in cui ci emozioniamo, quello in cui ci sentiamo parte di una realtà che prima dell'avvento di internet sarebbe stata inimmaginabile, in cui ci accorgiamo delle grandi potenzialità della rete che permettono sicuramente di ampliare la nostra realtà. Tra l'altro, in questo periodo di lockdown, devo dire che internet è stata davvero un ausilio, è stata un po' una compagnia per molte, anzi per quasi tutta la popolazione mondiale. Anche perché ricordiamoci che internet di sé per sé non è un problema, ma nasce per risolvere i problemi. Noi non Ecco, ce lo non dobbiamo vorrei, dimenticare ecco, mai. questa non è una trasmissione, scusi avvocato, che vuole demonizzare i social o internet. Stiamo cercando Assolutamente. semplicemente di indirizzare quando ci si trova Certo, in alcuni reati che chiaramente. internet purtroppo, la rete offre. Sicuramente. Allora, a mio parere, il sistema di produzione delle legislazioni di tutto il mondo è ancora in via di allestimento. La casistica a cui deve fare i conti giornalmente l'operatore è molto vasta e il più delle volte appunto il giudice per sopperire alle lacune legislative deve interpretare delle norme esistenti per andare ad un fenomeno tecnologico non tipizzato nel codice penale. È vero anche che il legislatore italiano ha fatto grandi passi avanti, no? Ad esempio cioè predisponendo il reato del porn, ad esempio emanando della normativa ovviamente unica denominata codice rosso. Questa normativa è molto importante perché nel giro dei giorni l'autorità giudiziaria sente la persona offesa del reato e chiaramente provvede tramite il pubblico ministero incaricato a tutto ciò che riguarda
la sua posizione e anche le relative misure cautelari, chiaramente questo nel caso in cui ci sia violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, reati che possono sicuramente perpetrati anche al web. Riguardo il body shaming, io vorrei citare un brevissimo saggio del dottor Valerio Di Gioia, giudice penale del Tribunale di Roma, in cui viene detto analiticamente questo fenomeno. Il body shaming ha origine da antiche superstizioni, no? Si pensi ad esempio all'assurdo pregiudizio verso le persone con i capelli rossi, cui si contrappone la derivazione tecnologica di questo profilo, cioè noi siamo assediati da una figura in rete, che è quella di influencer, quello di essere perfetti con il Photoshop, con determinati programmi che creano un'idea di perfezione virtuale. Una perfezione è solo virtuale. Il body shaming è quel fenomeno, è quell'aspetto denigratorio e persecutorio nei confronti di un determinato target, senza però trascendere in minacce o condotte violente. Il body shaming, questo però è un'opinione personale, è un fenomeno molto pericoloso. Talvolta è difficile tipizzarlo in una determinata condotta, perché siamo tra gli atti persecutori, tra le molestie e tra, perché se manca di fatto una minaccia, se manca l'elemento costitutivo del reato, ai sensi dell'articolo 612 bis, il grado di stalking, è chiaro che molte rischiano di essere impunite. Così come rischia di essere impunito talvolta quando vi siano dei profili di fantasia che insultano comunque perseguitano un determinato soggetto. Questo perché noi abbiamo un problema. Un problema che è inutile nasconderci dietro a un dito. Il problema è che la sede di Facebook non è in Italia, ma è in California e ha una legislazione diversa da quella italiana. Quindi l'autorità giudiziaria italiana, al fine, insomma, se vuol indagare contro questi soggetti che hanno dietro appunto la maschera del fake, ha necessità di chiedere questi dati a Facebook, che fisicamente non sta in Italia, sta con una rogatoria internazionale. Facebook discrezionalmente, noi lo sappiamo, la prassi è questa, può mandare questi dati come non li può mandare. E più gravi, questo chiaramente non sussiste perché la collaborazione è stata sempre eccellente con l'autorità giudiziaria statunitense. Quindi, quali sono i rimedi? Allora, innanzitutto bisogna, dico, per la fascia d'età più piccola, come diceva la dottoressa Di Bella, bisogna sicuramente affidarsi ai genitori, a chi è più grande di noi, chi può darci un consiglio per come evitare questa brutta situazione. Per le persone più grandi, e casistica ce n'è tanta, persone che si sentono sicuramente molestate, persone che sicuramente hanno dei risvolti che vanno al di là dei profili penali. Devo dire che i social network sono attrezzati a questa normativa sul bullismo e il cyberbullismo. È possibile infatti all'interno del commento della foto ritenuta lesiva, è possibile segnalarla ai, diciamo, ai gestori dei social, e vi posso assicurare che un servizio, almeno quantomeno sotto questo profilo, funziona abbastanza bene. Ripeto, questo iter normativo è sicuramente in evoluzione e i legislatori di tutto il mondo stanno affrontando questo sistema di protezione a tutela non solo dei minori, ma anche dei soggetti ovviamente più grandi. Allora, andiamo a un altro reato velocemente, perché purtroppo il tempo è abbastanza tiranno. Ci sarebbe molto da dire, ma sono ovviamente informazioni in pillole che noi cerchiamo di dare ai telespettatori di Medex News, che in qualche maniera, volente o nolente, si trovano sul mondo e sulla rete. Allora, la frode informatica, avvocato, e poi di questo ne parleremo anche con la dottoressa Di Bella. Ecco, ormai praticamente se ne sente sempre più parlare. Avvocato, mi sente? Sì, ok, c'era un problema di linea, mi scusi. Allora, il reato di frode informatica, sì. Il reato di frode informatica è sostanzialmente uno dei reati che si sta, diciamo, cioè che sta prendendo più piede all'interno, diciamo, della nostra vita, perché tutto rientra nella frode informatica ed è punito ai sensi dell'articolo 640 ter del codice penale. La frode informatica è molto simile al reato di truffa, solo che
appunto la frode postula necessariamente una manipolazione del sistema informatico. Dunque, l'attività, come si suol dire in gergo tecnico, fraudolenta, gente investe il sistema che è stato frodato. Sicuramente, dico, è un po' complicato da comprendere questo concetto. Vi posso fare un esempio giusto per far capire ai telespettatori di cosa stiamo parlando. Ad esempio, l'alterazione della comunicazione telematica tra le slot machine. Questo è un esempio di frode telematica perché si va a inserire, diciamo, si va a frodare proprio tecnicamente il sistema informatico comune con la base. Frode informatica, comunque il soggetto agente viene truffato, sì, ma attraverso uno strumento telematico. E come ci accorgiamo della frode informatica? Quello che ci interessa di più. Se il reato è stato consumato, ci accorgiamo immediatamente della deminutio patrimoni, quindi che sostanzialmente il nostro patrimonio è diminuito. In questo caso il consiglio è quello di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine e segnalare l'accaduto. Consiglio chiaramente a tutti di munire preventivamente delle stampe relativamente ai conti correnti, quindi screenshot, condizione che appunto chi riceve la denuncia, querela, è fondamentale. Diciamo, trovare il malfattore, il soggetto che ha utilizzato ovviamente questo strumento per frodare. E la prima difesa, Quindi è per meglio, esempio. avvocato, utilizzare delle carte prepagate piuttosto che una carta di credito in cui in qualche maniera è legato il conto corrente? Diciamo che la carta prepagata sì, potrebbe essere una soluzione, chiaramente c'è solo quella determinata disponibilità in denaro e quindi è possibile chiaramente limitare i danni, ma comunque la prima difesa sicura è quella dell'autotutela e qui chiaramente poi ci potremmo collegare anche ad altri aspetti della frode come il phishing, il vishing, lo smishing, ma questo io non lo so se è di parlarne in questa sede, ma io sono disponibile. Allora, il tempo purtroppo sicuramente faremo altre trasmissioni su questo perché c'è molto da parlare e il tempo, ahimè, tiranno. Volevo invece tirare in gioco la dottoressa Di Bella. Abbiamo parlato di tanti reati. Lei, giustamente, dottoressa, ha fatto un appello più che mai opportuno nei confronti delle famiglie. Famiglie che purtroppo spesso, per mancanza di tempo, di attenzione, insomma, forse di conoscenza anche del web, trascurano. Ecco, diciamo che i ragazzi sono molte volte lasciati così da soli a navigare in questo mondo. Anzi, vi devo dire che sempre di più vedo genitori che per fare stare zitti i propri figli gli mettono un telefonino per poter fare tutto quello che vogliono, navigare, fare tutto sulla rete. Allora, dottoressa, sono sicuramente dei reati abbastanza pesanti. Chi li subisce? In che maniera ne può venire fuori? Allora, innanzitutto io vorrei dire a quei genitori di non mettere, per esempio, per la tutela dei propri figli, troppe foto su Facebook, perché questo potrebbe essere anche un esempio di frode informatica. Con le immagini si possono fare tantissime cose, soprattutto con i bambini piccoli, per la pornopedofilia, per tutto ciò che riguarda, diciamo, una parte che non è questa la sede, magari ne parleremo in seguito, però di non esporre i minori attraverso foto, video, immagini sui social oppure puntarli sulla rete, perché questo potrebbe essere del materiale utile per pedofili e per quant'altro. Poi anche, diciamo, che spesso le mamme, io capisco anche che non tutti, siamo portati all'utilizzo di questi mezzi, però spesso le mamme purtroppo non hanno una conoscenza tale e chiedono consigli ai propri figli. E quindi quando succede questo, l'adulto in questo caso non ha nemmeno i mezzi per proteggere il proprio figlio. Quindi nel momento in cui io genitore mi trovo in una situazione di disagio, che non so come controllare il telefono di me, magari chiedere in famiglia, ad amici, cioè esporsi ad una rete informativa che magari le dia un attimo di sicurezza, perché molte mamme purtroppo non,
come del resto l'evoluzione informatica è continuamente, diciamo, in evoluzione, quindi non tutti possiamo avere, diciamo, quelle informazioni particolari che ci permettono di poter tutelare i Certo. nostri figli, però di chiedere, di informarsi, di se vediamo il comportamento di nostro figlio che non è quello che noi conosciamo, domandiamo, chiediamo agli insegnanti, chiediamo se portiamo i nostri figli, che ne so, in palestra anche ad un coach, cioè a tutta quella rete familiare, amicale, sportiva, di vedere un pochino se siamo magari in una situazione di dubbio, cioè di farci anche aiutare. Laddove una mamma magari è impegnata in altre cose, non si accorge di un determinato comportamento, ma vede che comunque il figlio si sta chiudendo oppure è troppo aggressivo e vede che c'è un comportamento anomalo rispetto alla conoscenza che ha del figlio, magari di indagare di più e di farsi soprattutto aiutare, chiedere all'amico, alla sorella, all'insegnante, ripeto, questo è una cosa a cui io tengo tantissimo perché molte persone si sentono sole, quindi magari chiedere e informarsi può aiutare, magari salvare un bambino da determinate situazioni dove si è andato a infilare magari senza rendersi manco conto, perché ricordiamo che i minori non hanno la stessa percezione di noi adulti di fronte al pericolo. Questo ci tenevo a precisare. Avvocato, voleva aggiungere qualcosa? La sentivo che voleva intervenire. No, vabbè, dico, io assolutamente sono concorde con tutto quello che trova di bella, i minori devono essere protetti in tutti i modi, quindi io accolgo questo appello e diffondiamolo per proteggere questi minori, appunto, attraverso il dialogo. Il dialogo è l'arma più importante e più forte ancora delle denunce. Parlare è chiaramente esplicare, raccontare i problemi che si hanno con la rete, questo non c'è dubbio. Ok, visto che siamo in chiusura, approfitto della presenza di entrambi, perché se c'è una cosa che sicuramente blocca le famiglie, le persone, i singoli, individui, adolescenti, maturi, è quelli che in qualche maniera quando ci si avvia in un processo, insomma, sia legale che psicologico, ci si possa in qualche maniera, ci sono reticenze, ci sono paure, c'è vergogna, c'è preoccupazione per tutto quello che ne può conseguire dopo. Quindi volevo che entrambi, ognuno per ovviamente l'ambito di conseguenti di competenza, rassicurasse i nostri telespettatori. Allora, iniziamo dalla dottoressa. Dottoressa, se notiamo questi problemi, se notiamo che il nostro figlio ha degli atteggiamenti diversi, se, no, se noi stessi siamo vittime di qualcosa che ci procura dolore, è giusto parlarne, no? Non c'è vergogna in questo. Sì, non c'è nessuna vergogna. Oggi abbiamo tantissime associazioni che offrono colloqui gratuiti. Io ne faccio parte, ci sono le ASP, ci sono tantissime reti che noi possiamo utilizzare anche a livello gratuito. Quindi se noi abbiamo un dubbio, una perplessità, possiamo chiedere. Noi abbiamo una rete di esperti, di colleghi, tante sono le possibilità e le persone che magari ci possono aiutare senza spendere soldi. Poi ognuno è libero magari di scegliersi uno psicologo, uno psicoterapeuta, quella dipende dalla libertà della persona. Però ci sono tantissimi i servizi gratuiti che si sono attivati in questo periodo, diciamo soprattutto anche durante il Covid. Quindi incontrare uno psicologo e chiedere un parere e chiedere un chiarirsi. È facile, ci sono tantissime. Oggi abbiamo, appunto, utilizziamo la rete nel bene, utilizziamo i mezzi informatici bene. Quindi significa che se io voglio, con un clic posso avere a disposizione una persona che mi può offrire anche un colloquio, o due, tre, quattro, fino a quattro colloqui gratuiti e posso chiarirmi tutti i dubbi che ho, senza andare a spendere chissà quali cifre, però mi tolgo quel dubbio e chissà, possiamo togliere i nostri figli da quei guai che purtroppo la cronaca oggi sta continuando a dare delle notizie sconfortanti in merito.
diciamo che le varie ASP offrono il servizio di psicologia a livello gratuito, ci sono veramente fino a 4 incontri totalmente gratuiti, ovviamente grazie al Servizio Sanitario Nazionale, quindi usufruiamone e non c'è vergogna, anche perché tutto avviene ovviamente nella massima privacy. Avvocato invece, c'è preoccupazione anche quasi quasi nell'affrontare chi ci bullizza, chi ci dà in qualche maniera un dolore, una preoccupazione, chi ci causa sofferenza, chi ci diffama sui social. Si pensa che magari se facciamo una causa poi possiamo avere ulteriori ritorsioni. In realtà la legge ci garantisce. Sì, la legge ci garantisce, ci tutela, offre tantissimi strumenti a supporto volti ad incentivare la di questi fatti. Mi ricollego all'aspetto del gratuito, come è stato segnalato dalla dottoressa Di Bella. Anche il legislatore ha previsto in tema di gratuito patrocinio all'articolo 76 del DPR 115 del 2002 che la vittima di una serie di gravi reati, fra i quali anche il reato di stalking, quindi anche c'è cioè bullismo perché rientra in tal senso, può essere ammessa, quindi può avere l'avvocato gratuito e non pagare nulla per quanto concerne le spese di giudizio. Poi le forze dell'ordine, quelle che abbiamo in Italia, a mio avviso sono le migliori al mondo, danno un supporto a 360 gradi. Pensiamo che addirittura in polizia c'è un centro ascolto antiviolenza dove le donne o comunque chi ha una problematica molto seria viene ascoltata, viene consigliata, viene offerto anche supporto psicologico. Infatti, ha precisato di essere, insomma, cioè fa parte di una di queste associazioni, ma non c'è nessuna ritorsione nel caso in cui un soggetto denuncia. Ritorsione, la cosiddetta calunnia, è quando un soggetto denuncia un fatto di un soggetto che gli sa essere innocente, ma è chiaro che se subisce un reato, provare o comunque c'è una prova lampante che il reato l'ha subito, non deve avere nessuna tipologia di problema perché lo Stato è vicino a tutti quelli che hanno subito dei reati per perseguirli e sicuramente per dare un supporto adeguato a chi chiaramente lo richieda. Bene, io vi ringrazio, siamo davvero in conclusione, ci sarebbe molto da dire, ci vorrebbe molto più tempo, ma la televisione, ahimè, ha questi spazi ben precisi e noi ci dobbiamo in qualche maniera limitare. Però siamo riusciti oggi a dare delle informazioni, mi auguro, importanti, soprattutto quelle che adesso sapete bene, per chi non lo sapesse, che avete la possibilità di un approccio psicologico gratuito grazie alle ASP e grazie ovviamente anche allo Stato che dà il patrocinio gratuito in alcune tipologie di reati e con alcune premesse potete anche appunto avere il supporto legale, giusto avvocato? Giustissimo, il gratuito patrocinio, dico, mi permetto di dire che è per tutti entro una soglia di reddito, ma per determinati Certo. reati il patrocinio è sempre, diciamo, è gratuito anche al di fuori di questi limiti reddituali. Ecco, questa era la precisazione. Perfetto. Dottoressa, in chiusura, un appello ai nostri telespettatori per chi subisce questo genere di reati e per i loro familiari. Denunciate, parlate e denunciate i fatti, cercate di non subire, di non essere silenti, ma parlare e denunciare. C'è sempre chi vi ascolta e chi vi può aiutare. Avvocato, anche lei un appello finale? E mi associo a quanto detto dalla collega dottoressa Di Bella, non potrei dire altro. Bene, allora ci auguriamo ancora una volta di essere stati utili al pubblico che ci segue su Medex News. Fate molto attenzione, non dobbiamo demonizzare i social, non dobbiamo demonizzare il web, che sono strumenti utilissimi. La prova ne è che noi siamo adesso anche in diretta su una piattaforma internet, quindi internet apre le porte, utilizzarlo è eccezionale. Dobbiamo solo stare attenti ad alcuni aspetti, come tutto nella vita. Quindi mi raccomando, denunciate se avete determinati tipi di problemi e non vi vergognate mai di lottare per i propri diritti. Grazie all'avvocato Tutino, grazie di essere stato con Grazie, noi. dottore. E grazie alla dottoressa Di Bella ancora una volta di essere stata mia ospite. Grazie a voi. Alla prossima, sempre con Medex News.